Salve community e bentornati nell'Fverse. Oggi torniamo con una nuova recensione. Netflix mi ha dato la possibilità di vedere The Witcher Blood Origin in anteprima. Come sapete, sono un grande fan della saga letteraria e videoludica che narra le vicende di Geralt lo Strigo. Probabilmente saprete anche che il lavoro fatto dalla serie Netflix in live action non mi ha particolarmente soddisfatto e la seconda stagione della serie madre è stata una mazzata senza precedenti. Però, questa miniserie che si pone come prequel della serie madre, avrei riacceso le speranze nel mio cuoricino? Sigla. Come vi dicevo, The Witcher Blood Origin, che arriverà su Netflix il giorno di Natale, è un prequel di 4 episodi che dovrebbe narrare i fatti che si sono svolti molto prima di quelli della serie madre. Il plot affronta come non umani, umani e mostri si sono ritrovati nello stesso mondo tutti insieme, perché inizialmente sappiamo che ognuno apparteneva alla propria dimensione, ma dopo la congiunzione delle sfere si è mischiato tutto. Parliamo di una mega incursione, se vogliamo usare il gergo del multiverso Marvel, e in mezzo a questo marasma dovrebbe esserci anche la nascita del primo Witcher. E c'è. È giusto dire che Sapkowski, l'autore dei romanzi, ha lasciato brevi accenni riguardo la congiunzione delle sfere, ha cercato di colmare i vuoti del passato, della mitologia del suo mondo, a volte capitava che faceva spuntare qualcosina anche nei dialoghi tra i personaggi. Ora, questa miniserie, ci tengo di nuovo a sottolinearvi che sono 4 episodi, si carica sulle spalle l'onere di inventare gli eventi di sana pianta, nonostante ci fossero comunque delle basi da cui partire. Se il 90% di quello che avete visto nella seconda stagione di The Witcher è completamente inventato, stravolgendo sia la storia che i personaggi che la compongono, The Witcher Blood Origin cancella l'anima della leggenda attorno alla congiunzione delle sfere già al primo episodio. Anche quegli spunti forniti dal materiale di base sono stati completamente ignorati. Dovete capire che la congiunzione delle sfere per la mitologia di questo mondo è un evento molto molto importante. Non vi farò spoiler, ma non ho trovato nessun senso di appagamento in una storia che, e forse era meglio lasciarla nel mito, all'immaginazione, perché non funziona quasi niente. Dalla messa in scena ai personaggi principali, dalla CGI alle motivazioni che portano all'evento in questione. È fatto tutto di corsa, è forzato ed è necessario che lo spettatore non si faccia domande e proprio arrendevolmente dica ai personaggi: ma fate quel che cazzo volete perché tanto non avete senso. Sottolineo che non importa la fedeltà, quello che conta è che quanto venga narrato sia qualitativamente all'altezza di quello che è il materiale originale. Blood Origin è disarmante. Al solito viene costellata da volgarità e macabro ovunque e gratuito. Non è uno spoiler, ma disegnare un pene su un manifesto da ricercati è proprio un tocco di classe. Impiattiamo tutto con una CGI talmente scadente che ci regala creature e sfondi che a un certo punto penserete che quella di Shannara sia oro colato. Trucchi, costumi e tutto l'asset che non è credibile nemmeno per un secondo. Pensiamo all'anno fantasy televisivo che abbiamo avuto. Ho sentito ogni tipo di lamentela per serie di punta come House of the Dragon, come The Rings of Power. Se The Witcher, sia questo prequel che la serie madre, avessero avuto solo il dito mignolo di quelle produzioni là, io starei gridando al miracolo. Tra l'altro, la nascita del primo Witcher, evento che doveva essere incredibilmente importante, avviene perché sì. Cioè, avrei preferito qualche spiegazione in più su questa rudimentale prova delle erbe. Vabbè che già l'avevano mandata in vacca nella serie madre, però, sai, la speranza. Anche cercare di spiegarci questo mondo di elfi e nani prima dell'arrivo degli uomini. Ci ritroviamo un impianto sociale volgare, spento, privo di ogni eleganza. Cioè, praticamente gli elfi si distinguono dagli uomini solo perché hanno le orecchie a punta. Poi c'è pure una sorta di creare intrighi politici, tipo alla Game of Thrones, sempre per far capire quel girl power assopito, che poi non c'era bisogno, perché comunque Sapkowski ha un mare di personaggi femminili forti, quindi non c'è nemmeno sta cosa del voler puntare per forza in questo girl power anche abbastanza banale e poco ricercato.
come vi dicevo, questi intrighi che non hanno un costrutto logico, cioè nemmeno ce li giustificano a livello di narrazione, se vogliamo. E quindi, cercando di infarcire con questi elementi poco efficaci, si è cercato di giustificare l'ora per ogni episodio. Io non riesco a capire perché Netflix abbia deciso di imbarcarsi in questa impresa con degli addetti ai lavori che praticamente hanno snobbato e preso in giro sia i romanzi che i videogiochi, e alla fine hanno creato qualcosa di completamente diverso e volutamente trash. The Witcher è trash, e Blood Origin lo è ancora di più. È trash nei combattimenti, è trash nei dialoghi, è trash anche negli intrighi politici. Cioè, siamo alle dinamiche del io sono cattivo perché sì e io sono buono perché sì. Poi ovviamente ci troviamo anche dei personaggi principali tutti perfettamente arricchiti, con un background incredibile, esploratissimo e una progressione rimarchevole. Per dirvi, la frase migliore è: se cadessi in un secchio pieno di tette, ne usciresti fuori stringendo un cappio. Che poi paradossalmente questa frase la dice il personaggio che ho trovato più interessante, sempre base, ma quello che almeno ha un background. Certo, ormai non ha più nemmeno una motivazione, però vabbè, non era già tanto. Il bello è che questa operazione dai trailer poteva essere molto più interessante, perché traspariva proprio questa dinamica in team, e se scrivi bene i personaggi puoi rendere l'avventura molto più leggera, divertente. Cazzo, stiamo parlando di un fantasy. E la miniserie finisce, di questi personaggi non è rimasto nulla, sembra un'avventura da domenica pomeriggio. In più hanno inserito la romance che si sviluppa nel giro di 2 ore. Cioè, ci sono due personaggi che passano dal volersi morte a tutti i costi a trombare e dirsi ti amo, letteralmente in 2 ore. E quindi più ci penso e più sono convinto che sembra quasi vogliano prendere in giro gli spettatori. Ripeto, non c'entra la fedeltà della trasposizione, perché alla fine tu puoi fare qualcosa di diverso. E che si respira proprio un livello di produzione infimo. Cioè, c'è chi vuole Henry Cavill nei panni di Geralt perché l'attore ovviamente stava tornando nei panni di Superman e ha lasciato la serie. Ora, a prescindere dal fatto che quel ritorno poi mancato di Superman magari avrà influito, ma come faccio io a sorprendermi che un attore cinematografico che aveva puntato su un prodotto televisivo perché era appassionato della saga decide di abbandonare tutto dopo aver tastato con mano quanto la produzione sia scadente? Davvero, bisogna guardarla, bisogna tastare con mano, e perché io non ho hype per la terza stagione, la guarderò, però non mi sorprenderebbe se trovasse la cancellazione dopo la quarta stagione o prima. E non mi capacito perché, dopo aver visto The Sandman, Netflix ha tutte le carte in regola per portare qualcosa di valido, soprattutto se parliamo di trasposizioni, e avrebbe potuto fare un ottimo lavoro con The Witcher. Perché assegnarla a chi non prova nessun amore per gli scritti di Sapkowski? Cioè, a prescindere dalle altre produzioni, c'è chi ha insultato House of the Dragon e chi ha insultato The Rings of Power, qui non c'è proprio cuore, non c'è budget, non c'è voglia di elevarsi e rispettare quello standard fissato dalle produzioni che ho detto poco fa. Io sì, ho bocciato la seconda stagione di The Witcher, ma visto che stava arrivando un prequel ho pensato, cavolo, ci stanno puntando, quindi probabilmente cercheranno di fare qualcosa di incredibile. Del resto, The Rings of Power si è conclusa solo un paio di mesi fa, ok il budget, però comunque si cerca, ognuno cerca di dare il suo contributo nel panorama dello streaming. E io non mi aspettavo di vedere un prodotto qualitativamente peggiore di quanto fatto nella serie madre, cioè davvero, perché una miniserie di 4 episodi si poteva benissimo fare. Questo è un drago di House of the Dragon e questo è un drago di The Witcher. Questo è Eredin nel videogioco e questo è Eredin nella serie. Questo è Avalak nel videogioco e questo è Avalak nella serie. C'è cos'altro aggiungere? Comunque, ancora una volta, sottolineiamo, dura solo 4 episodi, quindi se vi siete appassionati anche alla serie madre, alle vicende dello strigo, dategli una possibilità, perché voglio sapere magari cosa ne pensate voi. Forse sono io che sono troppo duro, troppo severo con questa miniserie. Molto bene, questa recensione termina qui. Io vi chiedo scusa se sono stato un po' più negativo del solito, ma
dovete capire che sono troppo coinvolto emotivamente quando si parla di The Witcher, e sì, sono troppo affezionato a questa saga, e sì, il mio sfondo parla per me. Se questo video vi è piaciuto, io vi chiedo di lasciarmi un like, iscrivervi al canale così contribuite a farlo crescere, seguitemi su Instagram per restare aggiornati sulla mia attività, e anche su Twitch, dove lì ci vediamo sempre in live e gli abbonati ricevono sciccherie. Io vi mando un abbraccio, vi auguro buone feste e ci rivediamo con un prossimo video. Filippo F chiude.